mai col signor Nilus? Dio mio. Io Nico. Signor comandante, ho bisogno un attimo di lei. Perché ho qui un ragazzino. Ma chi è questo? Chiede del signor Tonio. Buonasera. Ciao. Buonasera, chi sei? Io mi chiamo Santi e sto cercando mio papà. Ciao Santi, e chi è tuo papà? Santi? Si chiama Tonio. She got that look I couldn't help but smile. She got that walk, she got that talk, that style. I know she did it for me to accept. I keep on hoping, I see what you mean, got it right. I keep on hoping that if you want to love the light, oh, you'll be my wife, you gotta call me, go hit the spot. Something you ride like cavalry, the walls are nothing next to you. See the sun is gone, we're making choices. I tried the whole day long, I saw nothing next to you. She got that look I couldn't help but smile. She got that walk, she got that talk, that style. I know she'd be there for me to adjust. I keep on hoping, I see what you mean, gotta try. I keep on hoping and see. Il tenente è un mio carissimo amico. Non ti preoccupare, dimmi. Ma scusa, tuo papà non lo sapeva che venivi qua. Ma Tonio c'ha un figlio. Da quando? Ma io non so, fa poliziotto lui. E lui è il tenente, è un mio carissimo amico. Ma dimmi una cosa. Adesso io. Non lo sapeva papà che venivi, scusa. No. Esco, ti ha fatto prendere l'aereo da... Mi sente Tony appena lo vedo, Alba? Io dico, se gli fa prendere un aereo da solo, gli fa prendere. Vabbè, ma ci sarà stato l'hostess, mi auguro. Siccome è una storia complicata... Allora, facciamo una cosa. Vieni nel mio ufficio, che c'ho un po' di cioccolatini, e ne parliamo di fronte a un po' di cioccolati. Alba, perdonami, ci andiamo dopo. Sarà meglio parcheggiare meglio solo la macchina tua di... Che sì, effettivamente l'ho messa un po' male. Allora, okay. Rimani qua, arrivo. Sì. Ma da quando Tonio c'ha un figlio? Non sapevo nulla. Questo non lo sapevo neanche io. Sapevo che... Ma la mamma è morta da 10 anni, una roba del genere. Sì, mamma non c'è più. Io abitavo con i nonni. Con i nonni. Capito. E come mai sei venuto qui? Poi ci ha lasciato, io ero piccolino. T'ha mollato? Poveri. Alba... Perdonami, la chiudi la macchina, che io non ho le chiavi, tu le chiavi della macchina. Ma dimmi una cosa, quindi adesso aspettiamo papà che viene in servizio allora. Sì, io non so, papà fa il poliziotto. Sì, fa il poliziotto, non ti preoccupare, anche io e il signor Nikos no. Ma io sto genio che cammina in marciapiede. Allora, buonasera, sono un po' ubriaco. Non sono ubriaco, cerca di essere un po' tranquillo. Gli scogli lo chiamano la zona di... Acitrezza, sì. bravo, bravissimo. Sì. Allora, ragazzi, vi presento il figlio di Tonio. Il figlio di Tonio? A quanto pare il figlio di Tonio. Nessuno sapeva dell'esistenza di questo bambino. Tonio, ma da quando? Poi c'è il signore che invece, diciamo così, è un po' poco sensibile invece. No, allora, io sono una persona sincera. Per me dentro un bagagliaio, un po' di coperta da mangiare, ci sta benissimo. Poi mettiamola così. Vabbè. È un po' opinabile, insomma. Ma non ti sente bene? Ma andiamo con una macchina o facciamo la comitiva? Nico, se andiamo con la nostra che ha quattro porte, tu non ce l'hai a quattro o ce l'ha? Ma certo che ce l'ha a quattro porte la mia, che scherzo. Ma oh, l'importante è che la ritrovo quando torno. Sì, la ritrovo, chiudi, certo che la ritrovi. Guarda, le ultime volte non è che...
Ma papà viene? Certo che viene, ovvio che viene. Ma nessuno ha il numero del padre di Tonio. Io non ce l'ho. Saro, non hai il numero di Tonio? Il numero di Tonio l'ho chiamato già, Alba, non mi risponde. Mandagli un messaggio che questo povero bambino è qua. Adesso glielo mando. Adesso glielo mando. Ma povero bambino, mi fa tanta tenerezza. Non hai paura, fategli, fategli compagnia e vado a prendere un letto o qualcosa. Ah, sì. Non hai paura, vero? No. Oh. Oh, siete bravi voi. Ok. Va. Meno male che hai incontrato Nikus. Pensa se incontravo qualcun altro lì, tipo Ciro, o quell'altro di Set, che sono già Chi sono? Dei piccoli delinquenti della città. Ma sono comunque bravi ragazzi, si sarebbero presi cura di lui. Ma non si sa mai. Non è che avevano molto la testa a posto. Vabbè dai, però i sani principi comunque ce li hanno. Ma quali sani principi che mi hanno sparato persino? Vabbè, lì diciamo è stata una cosa un po' particolare effettivamente. Metti che sparavano anche a questo povero bambino. No beh. Lo prendeva per un cane da lontano e gli sparava. Ah, sì, con lo zainetto di scuola, tipo. E quello zainetto sarà la sua valigia, si sarà portato qualcosa. Ma i nonni sono stati avvisati della tua presenza qui? No, io... Come no? Sono scappato. Ecco, ti pareva. Hanno detto, papà è in America e sono venuto a cercarlo. Ma scusa, ma come hai fatto quei soldi? Li hai rubati? No, io... conservavo i soldi, la nonna mi dava la paghetta. Bastano che è una paghetta alta. Ma quanti anni hai? Io 15 anni. 15 anni? Ah beh, sei già adulto, già grandino. Adesso, poi lo mettiamo giù il letto. Ma non c'è, no, questo non c'è un'altra stanza sopra, perché poi magari la notte sto povero bambino da solo giù. Allora lo mettiamo sopra, lo mettiamo nella stanza di Melissa, no, Melissa non penso che... Ma sì, Melissa la buttiamo sotto, tanto che è adulta. Ma poverina, no, vabbè, ma... No, vabbè, non è che... Mica è allora, una cantina, è sempre la casa, però... Vado a preparare il bambino. Vado a preparare il letto, va bene? Va bene. Del resto rimango un uomo d'affari e devo essere super partes da quel punto di vista. Se voglio fare degli ottimi affari. Dato che voglio fare degli ottimi affari. Ma dove è andato Saro? Nella stanza di Melissa. Ah, sta mettendo giù il letto? Penso di sì. Occhio, ricordiamoci Ricky, quello che ci ha detto. Adesso ti rimetto la televisione pure. Sì. Sì. Scusa, ma bambino, c'è un bellissimo letto, non è giusto? Apposta te l'ho presa. Ma scusa, questo letto è più bello del nostro. Il bambino è più fortunato. Ma come? Te lo cambieremo, Alba, non è il momento per adesso. Non è che è chi ce l'ha più bello, dai. Nonno mi ha detto papà non c'era più. Addirittura, poi, ma come? Nonno, vi ho detto non c'è più papà. Io poi... Ma sto bambino è traumatizzato, poveraccio. Allora, poi ho scoperto che il padre era ancora vivo, ma ci rendiamo conto? Boh, secondo me c'è qualcosa sotto che non ci vuole dire... Infatti, ma che cosa? Non ci vuole dire il sergente. Ecco, mi veniva il nome, mannaggia. Secondo me c'è qualcosa sotto che non ci vuole dire, per cui c'è... Ora è tenente nascosto... comunque il papà, ha fatto carriera. Sì, sì, vabbè, sì. Giusto per mettere i puntini non sulla vita, perché poi magari sente e si arrabbia. Sì, non mi ricorderò mai i gradi che avete all'interno, quindi... Lui comandante me lo ricordo perché ormai... Comandante, è... tenente Tonio, io sono detective. Detective, sì, lo ricordo, lui non me lo ricordo mai, vabbè.
Allora, capito, ti ho messo la televisione. Ma scusami, scusami, Salvo, perché il bambino tutte queste robe? Ti avevo chiesto un mese fa la televisione. Adesso... No, l'ho comprata. A mia discolpa ti posso dire che ne ho comprate tre. Ah, ok. 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 Ok, allora. Adesso tu riposa tranquillo, non ti preoccupare. Noi ora andiamo da papà. Insomma, parliamo con lui. Tu qua puoi andare giù, c'è il bagno, la cucina, insomma, puoi prendere tutto, non ci sono problemi. Dopo veniamo, va bene? Intanto sì, ci andiamo a cercare papà noi. Sì, signore. E poi porta papà? Sì, non ti preoccupare, guarda, ti sei non preoccupare, tu riposa, riposati, e non ci sono problemi, ok? Sì, 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 grazie. Ma figurati, figurati. Ma non ti Tonio, siediti, fatto... Tonio, siediti, signorino. Tu non mi devi dire niente, Tonio. Cioè, no, perché? In Sicilia a chi hai lasciato, Tonio? Nessuno, comandante, chi devo come lasciare? Nessuno. Come a nessuno? Nessuno? Non ho più nessuno lì. Come non certo, è più nessuno? Certo, non c'ho i parenti. Mamma che è morto, il papà è morto e passa la... E invece mia moglie è morta anche, E i genitori di tua moglie? Ma quelli sono delle persone che non si meritano neanche sputarci. È come se non ci fossero. No? Siediti un attimo, Tonio, siediti un attimo. Sì, sì, un attimo. Vabbè. E se ti dicessi che poco fa è venuto tuo figlio qua in centrale a cercarti? Mio figlio? Tuo figlio? No, non vuoi essere. Alza, diglielo tu. Sì, sì, si è presentato un ragazzino dicendo che era tuo figlio. Ascolta, ascolta. Io non ne posso avere figli, ti spiego, perché quando come? È successo... Come? Aspetta, fammi parlare, fammi far parlare. Allora, io quando stavo con, diciamo, la mia ex moglie, sono partito a militare. Ovviamente quando sono tornato da militare ho trovato la moglie morta, che sono stato 2 anni a militare e ho trovato la moglie morta e i nonni non mi hanno accettato, non lo so, mi hanno buttato fuori, essendo che loro erano la mia famiglia. Ovviamente ho cambiato città e sono partito. A quanto pare tua moglie era incinta, Tony, aveva pure partorito prima di morire. E i genitori non ti hanno detto niente, non i genitori niente. Di lei. Hai un figlio, Tony, a 15 anni. Un figlio a 15 anni? Sì, Tony. No, non vuoi essere comandante, dai. Secondo te ti prendo in giro, Tonio? Così il bambino ha detto, poi non è che abbiamo fatto il DNA, non so, io davo per scontato che ne sapessi l'esistenza, adesso la cosa si complica. Tonio, fai una cosa, a sto punto mettiamo da parte gli orgogli personali, prendi il telefono e chiami i tuoi ex suoceri, subito. È un ordine, Tonio. Vabbè, chiamo subito. E se te lo dice il comandante infradito... Adesso non stiamo a giudicare, sono uscito poco fa dall'ospedale. No, perché io non so niente, è una cosa che, boh... Voi me la mettere la divisa se mi preferisci in divisa. Quel povero ragazzino è partito dall'Italia, è venuto fino qua da solo. Quel ragazzino è partito da Catania con lo zainetto, è venuto qui, è arrivato per fortuna. Ma infatti i nonni non gli avevano detto dell'esistenza del padre, ora capisco. Esatto. Pensava che fosse morto. Non so che dite. Vabbè, faccio una chiamata io. Ah, Tony, vai anche in privato, vai anche in privato, non ti preoccupare, ti aspettiamo qua. Sì, sì. Scusate. Allora, Tonio, com'è la situazione, Tonio? Com'è la situazione? Hanno fatto cose che io non ho saputo. Mi ha spiegato tutte le cose come sono andate. Quando sono partito io a militare, ovviamente era incinta. Mi ha detto la mamma dell'ex moglie. E tu non sapevi niente? Non sapevo niente. Loro, siccome non mi hanno accettato dal primo momento, hanno nascosto tutte cose. Lo sapevo io che Tonio non poteva nascondermi una cosa del genere, cazzo, lo sapevo. Hanno affidato il bambino, che io non so neanche questa è l'esistenza di questo bambino. Ma lui ti conosce, lui lo sa il tuo nome, quindi perché lui, il bambino, ci ha detto che ha sentito la nonna che parlava di te. Sì, ma io, comandante, io non ci sono stato più in Italia, sono stato
Fuori. Ora c'è un bambino, Tonio. Non è che lo possiamo lasciare, giusto, Tonio? Così. No. Io sono curioso perché la nonna mi ha detto che. Ha confessato che ha detto che il bambino è mio, però mi hanno tenuto nascosto sta cosa per il motivo che non mi hanno accettato, eccetera, eccetera. Ma io di questa cosa sono state come se io sono in mezzo al mare. Allora, Tonio, ascolta così. Per stasera mi sembra che non è il caso che tu rimanga in servizio, nel senso che troppe emozioni, troppe... Ciao. Io ora ti do le chiavi di casa. Tu vai a casa e vai a in casa. Bene? Il pirone, il supermercato è diventato la casa. Credo che questa sia la soluzione migliore per stasera. Poi... Non mi è capitata mai questa cosa. Sto restando con la bocca io aperta, ti posso dire che sicuramente anche per quello che sto vivendo con Alba, o sai, Alba incinta, è un'emozione bellissima, quindi secondo me non devi essere dispiaciuto, la devi prendere come un'opportunità di crescita. Sì, ma io ovviamente non ho saputo niente, è normale, quello se il mio figlio è normale, una cosa capito, bella, sì, però ovviamente al nulla, certo. Non sapevo dell'esistenza di questo bambino, perché se io... Lo sapevi, io sono convinto, conoscendoti, che te ne saresti preso cura fin dal primo giorno. Di questo ne sono sicuro io. Ma io infatti sono non curioso. Mi riuscivo a spiegare come che non mi avevi detto niente. Anche non sono niente. Curioso di conoscerlo, perché non l'ho visto mai, sto bambino. Certo, ci credo. Beh, che poi già è un ragazzino perché c'ha 15 anni. Sì. Ma poi non lo so come hanno fatto i nonni a mandarlo qua. Cioè, è scappato dai nonni. Lui se n'è voluto andare lui perché ti vuole conoscere, forse non ci siamo capiti, Tonio. Lui se n'è andato dai nonni. Boh. Dice che la nonna gli dava i soldi, lui si è tenuto i soldi, ha racimolato i soldi per il biglietto ed è partito. Boh, comandante, se è vero che è mio figlio, cioè la nonna me l'ha confessato, è mio figlio. Non lo so, sono in mezzo alle nuvole. Cioè, una cosa di questa non me l'avrei mai aspettato, no? Perché io sapevo, ero... Qua ci sono le chiavi, Tor. Va bene? Appena ti senti pronto, vai. Entra, lui appena entri, dritto a destra, stanza a destra, in fondo, va bene? Okay, è lì che dorme, ci sta riposando, abbiamo messo insomma la televisione, volevo guardarsi i cartoni, capito? Quindi è lì tranquillo, va bene? Va bene, comandante, grazie, vado a vedere... grazie, neanche lo devi dire, Scusate, ragazzi. Adicchef. Mamma mia, che situazione. Ti rendi conto? Incontrerà il figlio per la prima volta che ha già 15 anni per questo ragazzino. Non sarà facile. Non sarà facile, ma ci riuscirà. E Tonio, so che ce la farà. Ah, questo è sicuro. Dovrà praticamente... Ma quel povero bambino se lo va anche a svegliare, fraccio. Se si trovi davanti.